e fermo il mondo. Buongiorno, schiavi dello stipendio. È arrivato un uomo libero. Buongiorno, bambola. Ah, che tipo di suggerimento ha questa volta? E se non ne ha, ne ho uno io per lei. Perché non prova a buttarsi giù da un ponte? Ehi, bambola, ho un prodotto che vi farà sicuramente strabuzzare gli occhi. Che ne direbbe se ci fosse un cronometro che quando si ferma blocca improvvisamente il mondo? Perché non la smette di dire idiozie, McNulty? Venga subito al punto. Ora le spiego. Ieri sera ero al bar di Giopolucci. Eravamo seduti a parlare del più e del meno, quando un tizio mi regala questo cronometro. Senza pensare, premo il bottone. Esattamente questo. E improvvisamente si ferma tutto. Qualunque cosa, ci pensi bene ora. Polucci fa cadere un bicchiere che sta per colpire il pavimento. Ma il bicchiere si ferma. Si ferma tutto. Si ferma Polucci, treni, metropolitane, pesci rossi. Si ferma tutto. Che cosa ne dice? Anche i pesci rossi, eh? È la cosa più incredibile che abbia mai sentito. Adesso le dispiace andare via? Sono qui per vedere Cooper, è ora di diversificare. Fermo, non può entrare. Ora il signor Cooper è in riunione. Ha ragione, infatti è in riunione con McNulty. Signor Cooper, mi dispiace, io non volevo assolutamente... L'ho licenziata, McNulty, che cosa è venuto a fare? È piombato qui, non ho potuto fare niente. E allora veda di farlo piombare via immediatamente. Ascolti, Coop. Coop? Non può permettersi di licenziarmi questa volta, perché ho più che un suggerimento. Ho la merce, ci pensi bene ora. Se lei capisce come funziona questo strano cronometro, guadagnerà dollari a palate. McNulty, devo ricordarle una cosa. Noi produciamo corsetteria per signora e niente altro. Mi ha sentito bene? Soltanto corsetteria. Adesso le do 15 secondi per lasciare immediatamente questa stanza. Ecco, se ne vada! Ehi, Fred, un caffè per la signora. Offro io. Lascia stare, Fred, me lo pago da sola il caffè. Se non esce subito da questo ufficio, sono costretta a chiamare la polizia. Tranquilla, bambola, non basterà la polizia. Ci vorrà l'esercito e anche la marina. Quel verme non mi ha dato il tempo di mostrarglielo. Che cosa aspetto ancora? Gliela faccio vedere io. Centralino, mi passi? Ora sì che ci faremo due risate, ma con questo aggeggio devo farci qualcos'altro. Ci penserò. Thank you.